Io ho fatto, mi aiuto con delle slide, quindi condivido il mio schermo, ma se tenete diciamo così, i visi a lato, riusciamo anche a vederci. E Massimiliano vi ha appunto già detto dove sono, ai confini con la Francia del Piemonte ad ovest, ai piedi delle Alpi. Un piccolo inquadramento della mia professione. Sono una bibliotecaria da più di 20 anni e da quasi 13 in questo comune. I primi 9 anni e mezzo per una cooperativa e da 2 anni e mezzo ho vinto, per fortuna, il concorso che l'amministrazione comunale ha voluto fare per avere una figura di bibliotecaria. E quando ho vinto il concorso, io lavoravo 24 ore in biblioteca per la cooperativa e per esigenze di amministrazione una collega andava in pensione, una collega che si occupava dell'ufficio case popolari e quindi essendo l'area simile, l'area dei servizi generali, i servizi alla persona, sono stata lasciata 24 ore come bibliotecaria in biblioteca e le restanti 12 mi hanno chiesto di occuparmi dell'ufficio Case Popolari, che in questi 2 anni e mezzo è diventato anche ufficio sociale. Sociale perché? Perché non solamente le case popolari, ma anche tutte quelle pratiche che riguardano gli assegni maternità, il contatto con gli assistenti sociali per l'emergenza abitativa e quant'altro. In biblioteca è stato dato l'appalto di supporto ad una cooperativa per 15 ore alla settimana, praticamente l'apertura della biblioteca. Per raccontare la mia esperienza legata a questa emergenza sanitaria, arriva il 1 marzo, cioè arriva marzo con il primo DPCM e che cosa succede? Succede il panico, come immagino in tutte le vostre realtà, personale ma anche professionale. Cos'è successo? La biblioteca, il DPCM diceva va chiusa. Gli amministratori o i responsabili dei servizi, quindi hanno detto: beh, come si fa con la cooperativa? Non può più venire perché la biblioteca è chiusa. 2 più 2 fa che Alessandra va a tempo pieno in comune ad occuparsi dell'ufficio sociale. E mi sono trasformata così in una telefonista. Che cosa ho guadagnato? Un cellulare nuovo, uno smartphone. Perché usare anche il mio sarebbe diventato un po' complicato, visto che abito nello stesso paese dove lavoro, cuffiette, il mio PC, e mi sono occupata dell'emergenza cibo, quindi i buoni pasto dati a livello statale, l'emergenza abitativa, contatti quotidiani con gli assistenti sociali, con la protezione civile, con le 7 chiese presenti sul territorio, un comune di 5.000 abitanti che ha 7 confessioni religiose che prestavano aiuto alle persone in difficoltà. Che cosa però è successo? Che mi sono iniziato a domandarmi, ma la mia biblioteca, cosa succede? O la mia bibliotecaria che fine fa? E quindi ho iniziato a lavorare come bibliotecaria nel tempo libero. Per fortuna 6 ore alla settimana di smart working della cooperativa sono rimaste, che si occupava dei lavori interni, revisione del catalogo e anche tutte le attività in digitale, cose che ho fatto anch'io nel mio tempo libero. Abbiamo creato un gruppo chiuso su Facebook con tutte le famiglie che frequentano l'asilo nido comunale, abbiamo un nido comunale. E lì potevamo interagire con le famiglie. Mi sono occupata della comunicazione sui canali della biblioteca e una grande parte è stata nel tempo libero, nel senso andando a fare la spesa, come vi dicevo, abito qui e quindi il contatto diretto con le persone che vedevo, che mi domandavano: ma la biblioteca è chiusa, ma come si fa? Non puoi andare tu a prendermi dei libri. La parte invece sociale di cui mi sono occupata è stata di telefonia per raccogliere le domande di aiuti alimentari,
ma una parte molto grossa è stata di comunicazione che l'ente faceva. Abbiamo aperto da poco una pagina istituzionale del comune e su quella mi è stato chiesto di comunicare ai cittadini i nuovi DPCM, cercando anche di tradurli con un linguaggio semplice. E mi è stato chiesto di dare lì le informazioni rispetto al mercato aperto, al mercato chiuso, in quali negozi si può andare, quali negozi fanno la consegna a casa. Quindi un grandissimo lavoro a volte di sabato sera, quando uscivano i nuovi decreti, di traduzione ai cittadini. Cittadini, come potete immaginare, con sette fedi religiose e 53 nazionalità sul territorio, anche di nazionalità diverse, e quindi dovremmo confrontare anche con persone che parlavano altre lingue. Molte di queste riconoscevano la mia voce come bibliotecaria ed è stata una fortuna. In tutto questo, soprattutto nel primo lockdown, che cosa avrei voluto fare? Avrei voluto aggiungere dei documenti della biblioteca nei pacchi alimentari che la Croce Rossa, la Protezione Civile, l'Esercito della Salvezza stavano preparando per i cittadini. Avrei voluto fortemente tornare fisicamente in biblioteca perché in casa mi sentivo, diciamo così, un po' povera di idee. Avrei voluto portare a casa i documenti ai miei concittadini. Qualcuno mi ha anche domandato: ma tu che hai le chiavi, non puoi andare lo stesso, un po' di nascosto, a prenderci qualcosa? Ho proposto di entrare nella didattica a distanza, quindi a riprendere il contatto con i bimbi e le bimbe. Avrei anche voluto chiamare a casa gli utenti e chiedere a loro, insomma, come stessero, se avevano bisogno di qualcosa. Le persone, gli utenti, dico le persone che già conoscevamo come biblioteca, invece mi sono interfacciata con quasi tutte persone nuove. Avrei voluto non fare, ma essere già un'esperta di software digitali, come diceva Francesco prima, mi consideravo una smanettona e mi sono resa conto che non lo ero. E avrei anche voluto avere un pochino più di autonomia, forse anche decisionale di movimento, cosa che da dipendente comunale a volte è difficile avere perché i meccanismi sono complicati, complessi e difficili. Però durante il primo lockdown l'esperienza mi ha regalato questo. Da telefonista mi ha dato la possibilità di far fruttare le mie competenze, che io chiamo biblioteconomiche o da bibliotecaria, ma nello stesso momento varcare un po' le soglie e i confini delle stanze, quindi usare quelle competenze informatiche che avevo per accogliere domande di buonipasto anche al telefono. Tecnologiche, perché comunque un minimo di base di alfabetizzazione ce l'avevo e quindi mi sono resa conto che invece magari nell'altra parte dei colleghi del comune non c'erano e quindi sono diventata anche un po' il supporto di la giunta che deve incontrarsi, non conosceva Zoom, Jitsi o altri strumenti. Fortemente far fruttare le competenze relazionali. La battuta dei miei amministratori, che io poi ho considerato positiva, è stata: ti vogliamo qui a questo tipo di servizio perché per il lavoro che fai sei in grado di comunicare e relazionarti con le persone. All'inizio sono stata un po' scossa, della scelta e mi sono poi accorta che effettivamente c'erano. Quindi quell'immagine è di me qui fuori casa, vivo in un bel posto, che cercavo anche di godere di questi contatti telefonici. Grandi, diciamo così, risultati legati alla mediazione. Mi sono proprio resa conto che la richiesta dei miei amministratori era di mediare con i cittadini e quindi essere un po' il ponte tra chi amministra in una situazione molto difficile e chi si ritrova a vivere in una situazione difficile. Quindi ero quasi proprio una sorta di interfaccia dell'amministrazione comunale. E nello stesso momento anche le competenze più biblioteconomiche e di ricerca, e quindi mi chiedevano anche di dare informazioni o di dare strumenti,
attraverso i canali che avevamo a disposizione per, diciamo così, dare ai cittadini la possibilità di muoversi sul territorio. Quindi di che cosa hai bisogno? Ok, dove lo puoi trovare? C'è questo ufficio, c'è questa chiesa, la protezione civile che cosa fa? E quindi, diciamo così, raccontare anche un pochino meglio quello che l'amministrazione offre sul territorio. Questa esperienza del primo lockdown mi ha dato una grande possibilità di vivere ancora più profondamente nella comunità dove lavoro, che è la comunità anche dove vivo, e ho avuto modo di allargare il bacino della biblioteca. Quindi, assumere un'altra veste è stato difficile, poi mi sono fatta molte domande, ma mi ha dato anche questa occasione di entrare più profondamente nella comunità e anche potermi formare. Mi sono resa conto che purtroppo nel tempo libero, ma ho occupato tantissime delle mie ore a frequentare gli appuntamenti di laboratori bibliosociali, la Summer School di Biblioteconomica di Fondazione per Leggere. E guardare video tutorial su come funzionano degli strumenti che avevo solo sentito nominare, e quindi ho fatto anche autoformazione. E il valore dell'esperienza si riassume in tante domande, quindi Francesco e Massimiliano l'hanno detto, non è un'esperienza un po' da esempio, ma non ho avuto risposte, ma mi sono fatta molte domande, volevo condividerle con voi. E mi sono domandata, ma perché non abbiamo proposto la biblioteca come sede della preparazione e smistamento dei pacchi alimentari? Poteva essere un luogo, comunque era chiuso, non frequentato da altre persone, poteva essere sicuro. Perché non ci siamo resi disponibili, parlo al plurale, io e il mio collega della cooperativa anche, a farlo lì in biblioteca, noi o insieme ad altre persone volontarie. Quando facevo le richieste, ovviamente l'amministrazione mi diceva: beh, ma la protezione civile è già talmente impegnata, vuoi che consegni anche a casa i documenti? Magari se ci fossimo resi disponibili a farlo nel nostro tempo lavoro, sarebbe stato più semplice raggiungere quel fine, quindi aggiungere al pacco del cibo, diciamo così, per il corpo, anche del cibo per l'anima in quel periodo. Avrei voluto che tutti i documenti della biblioteca fossero nelle case dei nostri utenti e non fermi lì in biblioteca. Mi sono domandata che forse saremmo stati meglio anche noi e avremmo sofferto di meno. Non siamo solo bibliotecari o professionisti, ma siamo anche delle persone. Io sono bresciana di origine, quindi la mia famiglia era totalmente invasa dal Covid, anche in modo pesante, e vivevo questa forse anche un po' smania e ansia di fare qualcosa per la comunità dove vivo, che per me è famiglia in questo momento. Ma mi sarei sentita forse meno sola? Mi sono anche domandata, magari avrei dato ai miei amministratori un'immagine migliore, permettete, della mia professione, e avrebbero quindi accettato le proposte? Mi sono anche domandata se alla fine del lockdown, se realmente ho dato ascolto ai miei concittadini, che per me appunto sono tutti gli utenti. O se sono stata un po' troppo concentrata sui servizi, quindi che cosa la biblioteca può fare, anziché di che cosa avete bisogno. In realtà tutte queste domande le ho portate all'amministrazione in tempo reale, con una grande relazione che c'è tra di noi, vivendo tutti in una comunità piccola, quindi di interscambio, le domande ce le siamo fatti tutti. I cambiamenti, queste domande hanno portato a dei cambiamenti. A luglio, con il nuovo DPCM, la biblioteca è stata riaperta all'aperto, all'esterno, quindi è stato riattivato il servizio di prestiti con la modalità prenota e ritira, la possibilità di avere un cortile esterno, di andare nei parchi anche per far conoscere i parchi del territorio, nonostante sia piccolo, ci sono le montagne, ma ci sono anche 12 piccoli giardinetti nei quali ci si poteva con tutte le tele incontrare.
Finalmente arriva settembre, la biblioteca può fisicamente riaprire e quindi ci si mette anche lì a dipingere le strisce stradali per l'accesso. E si arriva ad oggi. Oggi ho fatto una freccia. Questo è stato un po' il risultato di tutte queste domande. Quando il 4 novembre è uscito il DPCM, è stata l'amministrazione che mi ha chiamata e mi ha detto: la biblioteca non chiude. E quindi proprio in tempo brevissimo abbiamo fatto un video distribuito sui nostri canali social e abbiamo deciso di dare questo messaggio: la tua biblioteca del cuore è aperta, con ovviamente modalità diverse, prenota e ritira, e stiamo anche lavorando sul consegna a domicilio, però questo è stato, secondo me, un buon risultato, cioè non siamo andati in panico, abbiamo anche un po' imparato dalle domande che ci siamo fatti, tutti, non solo chi lavora, ma anche chi amministra, e siamo arrivate a questo risultato. E ci stiamo facendo in questo momento tante altre domande e quindi stiamo cercando di pensare non solo più all'oggi, ma anche al domani. Quindi le nostre prospettive di sviluppo sono, ma vista anche l'esperienza mia nell'ufficio sociale, perché non spostare l'ufficio sociale in biblioteca? A questo, diciamo così, pensiero è nato ovviamente dall'idea che la biblioteca è un luogo neutro e tutte le persone con le quali ho avuto l'occasione di parlare, dagli assistenti sociali in primis in questi mesi, si sono resi conto della potenzialità della biblioteca. Prima la conoscevano come quel posto dove vai a prendere in prestito i libri. E quindi stiamo pensando di magari creare un ufficio non in orario di apertura, ma lì, all'interno del quale possa lavorare io, ma anche le altre figure professionali come educatori, assistenti sociali o mediatori di comunità, soprattutto per cittadini stranieri, qui ho un bacino di accoglienza di migranti molto forte, e possa diventare non l'ufficio comunale, ma la biblioteca. E sull'oggi è tornare a lavorare in orario pieno per la biblioteca, facendo tantissime attività in collaborazione con i nostri cittadini. Quindi non solo noi che offriamo servizi, ma invitiamo i cittadini a collaborare con la biblioteca, con le loro competenze, per poter, diciamo così, collaborare con la comunità, ricreare quel senso di comunità che avevamo un po' perso in questi mesi. Tutte queste iniziative pensate in sinergia con l'amministrazione, quindi è l'amministrazione che dice: ma mi sono resa conto che aprire uno SPID è indispensabile, ma la biblioteca può aiutare le persone ad aprirlo. E quindi creeremo delle rubriche, dei video tutorial insieme ai nostri amici della biblioteca per insegnare o dare degli strumenti per agevolare anche a delle competenze digitali. In tutto questo rimangono comunque le paure personali che volevo riportarvi. La paura principale è quella di snaturarsi, e quindi, ma chi sono? Io sono una bibliotecaria, sono un'assistente sociale, sono un'educatrice, in che modo ho paura che poi la me più professionale scompaia? La paura di superare il confine, poi dopo mi inglobano in un'altra cosa e la biblioteca poi non ha più, diciamo così, una persona che tiene il timone. La paura di perdere in realtà autorevolezza, quindi quando io dico no, la biblioteca è così, deve fare questo, ho paura di perderla un po'. E l'ultima paura è quella di lavorare 24 ore su 24, nel senso che si può rischiare di scivolare in questo. Io vengo da tanti anni di lavoro di cooperativa, insomma, che era un po' più, diciamo così, agile, e è il mio modo di lavorare, quindi lo faccio anche da dipendente comunale. Sappiamo, io stamattina sono in ferie perché per partecipare a questo non potevo farlo in orario di servizio, so che recupererò in qualche modo quello che non sono riuscita a farla per la biblioteca stamattina. Quindi rimane un po' questa paura. E io penso che anche mostrarla ai nostri amministratori
serva anche per darci un po' di autorevolezza. E siamo dei professionisti, ma siamo anche delle persone che vivono l'oggi. Vi ringrazio e aspetterò poi le domande.